Ed eccoci qua sul finale di Cassette Business, ultimissimo episodio. Andrò a chiudere tutte quante le parentesi rimaste aperte, che sono in realtà un paio solamente. Mi mancherà, ne sono sicuro. Ci sono un paio di cose però che devo dirvi. Una lotta che non ho registrato, che pensavo di aver registrato ma invece non l'ho fatto, è la lotta contro questo ragazzino qui. E contro anche Frankie. Praticamente loro due che fanno diventano un team e ti affrontano per il titolo da capitano e si fondono anche con i loro mostri. Però è una lotta semplice, purtroppo. Comunque parliamo con Yant dopo aver completato anche il livello 3 della bacheca delle missioni e vediamo che ci dice. Ricordi quando ti ho detto che il radar di fusione del capitano Lodestein aveva rilevato un segnale alla cava dei dinosauri? Questo succede, questa linea di dialogo ve la dice quando completate il secondo livello. Completate il terzo e si sblocca questa parte di storia. Beh, ho incaricato il capitano Wallace di scavare e sembra si tratti di un'altra di quelle stazioni ferroviarie che continuano a spuntare ovunque. A giudicare della potenza del segnale in questa stazione potrebbe trattarsi della fonte di tutte le fusioni fuori controllo e di anatema. Link, dato che sei il ranger con più esperienza con queste stazioni e con i loro strani abitanti, potresti dare un'occhiata? Partiamo per l'ultima missione ufficiale. Beh, ultima missione ufficiale perché poi quelle... ci sono ancora quelle della bacheca, per carità. Però sono diverse, secondo me. Allora, la caverna si trova qua sotto, eccola qua. Ehi, Wallace, tutto pronto per te lì dentro. Ah, così? Chissà che succede qui. Ehi, rallenta! Questo è il mio territorio, Link. Se ci sarà un po' di baruffa dalle mie parti, non voglio essere lasciato all'oscuro. Tenetevi stretto il pizzo delle mutandine, signore e signori. Qui c'è un gran brutto bestione. Che dite? Vogliamo mostrargli di che pasta siamo fatti? Quindi anche lei combatte con noi. Ok, questo non lo ricordavo proprio. Giga Anatema, livello 100. Fra. Però... vabbè, insomma, dai, fissione nucleare, ma non è che mi dispiace se si divide la potenza. Vittoria. Mettere il defuso che va sempre bene. Lascia ora doppia? Ah. È stato un vero e proprio putiferio. Voi date un'occhiata in giro, ho bisogno di riprendere fiato. Quindi, qua c'è una specie di... Che roba è questo? E vediamo un po', ci sono dei libri qui. Ok. 10-10 del 57, wow. Sono rimasto sveglio tutta la notte con la dottoressa Eagle. È la dottoressa Eteria. Ah, tipo la, ok. Eagle ed Eteria. Per progettare nuovi esperimenti da seguire nel reattore a fusione. Ah, ci siamo lasciati trasportare e abbiamo perso la cognizione del tempo. Per qualche istante ci siamo sentiti come se fossimo un'unica entità concentrata sul reattore. Eh beh, non vuoi accendere le luci? Sì, volevo leggerle veramente. 10:10 e 57, un'ora più tardi. Sta succedendo qualcosa di strano nel reattore. La temperatura nel nocciolo continua a salire. Abbiamo acceso le ventole di raffreddamento per aumentare il flusso d'aria, ma non è servito. Se continua così siamo fritti, letteralmente. E qui che dice? Ok, 10:10 e 57 alle ore 7. Un essere che si fa chiamare Helia è emerso dal reattore. Le termocoppie hanno registrato immediatamente un calo della temperatura interna. Perciò penso che ora sia di nuovo sicuro. Helia sembra una specie di diagramma di un atomo di elio, con i due anelli che rappresentano le orbite degli elettroni.
11.10.57. Che cosa abbiamo fatto? La fusione è instabile e fuori controllo. Continua a duplicarsi. Il ministero è salito l'edificio per contenerlo. Io sono chiuso dentro. Merlin, aiutami tu! Ma 57, in che anno si trova Nova Virral? 11.10.57, ah, quindi questa era prima. Abbiamo seguito i suggerimenti di Aelia per combinare Cran Colosso, Mambanonimo, Malabardi e Omissis. Omissis? Che il ministero dell'approvvigionamento ci ha procurato da uno zoo locale. Ah. Cosa? Da uno zoo locale? Beh, Aelia sembra insoddisfatta del risultato. Non era questo quello che voleva? Avremmo dovuto usare animali vivi. Beh, insomma, un'entità che ti chiede di animali vivi. Ah, bisognava partire da qua. Vabbè, fa niente. Aelia ci dice che in qualche modo l'abbiamo creata, o forse l'abbiamo evocata. Ora sta spiegando come rendere efficiente il nostro reattore e poi ci vuole parlare di altri tipi di fusione. Quali altri tipi? Quella instabile. Wow. Beh, andare solo qui non serve a niente, immagino. Mi sa che dovremmo attivare anche l'ultima leva. Link, ne sei assolutamente sicuro? Non posso fare altro. Ah, grazie per aver sgomberato gli esperimenti falliti dei miei progenitori. Quelle fusioni instabili sono davvero fastidiose da eliminare una volta che iniziano a replicarsi. Cosa ti porta qui, Link? Mi conosci? Ti conosco piuttosto bene. Quante fusioni hai eseguito ormai? Ovunque c'è una fusione, lì ci sono anch'io. Io sono Aelia, il processo di fusione. Hey! Quindi stai creando tu le fusioni fuori controllo? Fusioni fuori controllo? Ah, sì, gli stabili. Quelle meravigliose vesti sono opera mia. Ora ho capito perché siete qui. Sento il potenziale di fusione aumentare in entrambi, il che deve significare che siete qui per combattere, vero? Eh già, siamo qui per combattere. Arcangelo Heia, il processo di fusione. Allora, livello 100. Ah, ok, ci sta. Allora, Heia è quello che viene definito un arcangelo biblicamente... un angelo biblicamente accurato. Nella Bibbia gli angeli non vengono descritti così, come lo so, perché lo so. Comunque, fondiamoci, dai. Ottimo, allora, G-intossicazione, anche un arcangelo può comunque essere confuso, forse perché non è un vero angelo. Comunque, stella cadente, mi ha ascoltato però, non sei molto carino, ascoltarmi intendo, mi ha fatto... No, non mi ha fatto rimborso. Sì, ha fatto rimborso, sì. No, non me l'ha fatto. Non me ne sono accorto. Non penso perché stavo ancora a 6. Non me l'ha fatto. Oddio, radioattivo, no! Può avvelenarci. No, Berserk, ok. Va bene, va bene. Intinta. Va bene, va bene. Allora, io... la scottatura non mi sta facendo niente. Vabbè. Mi tengo i punti. Mi tengo i punti, dai. Va a finire che mo mi fa rimborso. Ma che cavolo fai? Ma sei matta? Mi ha messo gambetto sta scema. Ma insomma. Ma non lo so. Ma no, me l'ha fatto il fuoco. Vabbè ragazzi, giusto capendo più niente. Te pozzino. Tocca separarli. Mannaggia. Su Kaylee, vabbè. Però anche tu, Mamma mia, che tontolona. Me lo passa, certo. Dopo che si è accorta che ha fatto una cazzata, me lo passa. Ma insomma. Vabbè, che tanto ci rimette le penne, quindi. E lo rifà! Ma tu guarda, se mi rifà delega, entro nel gioco, ti picchio. E non lo so. Aia. Gin and Tonic mi serve. Devo fare una cosa. Lo ricarico ancora una volta. No dai, non lo ricarico. A sto punto attacco qua anche con Kaylee. Uragano, dai. Oh, buono. Vai, meno male.
Oh, grande. Non serviva. Allora, Helia, ora ti facciamo assaporare la potenza degli umani. Sì, in fiamma, ma ci penso io a te. Neutralizzi la tua confusione, tatino. Aspetta, aspetta, che mo' arriva. Colpo in testa. E bomba pustola. Grande, dai! Si sta facendo valere ora, eh. E ora, colpo in testa. E quella è la progenitrice o il progenitore delle fusioni. Complimenti. Direi che così può bastare. Non vi serve a nulla terminare la fusione, non vedete? Io sostengo la vita. Le piante a cui affidate per sopravvivere traggono la loro energia dalla fusione nucleare nel cuore della vostra stella. Io formo la vita. Quando gli atomi morti si uniscono per formare cellule viventi, anche questa è una fusione. Quando le singole cellule si uniscono per creare forme di vita multicellulari intelligenti, io sono lì. Senza di me, senza la fusione, non ci sarebbe vita. Le tue meravigliose bestie mettono in pericolo Harbor Town. Come ho detto, io sono il processo della fusione, non sono la causa. Link, quando ti fondi con Kaylee, non è perché ti dico di farlo. Io sono semplicemente il mezzo. Non date colpa alla morte quando c'è un omicidio. Allora, spiegati un po' meglio. In definitiva, la causa delle fusioni fuori controllo è l'entità che attira senza sosta i detriti di altri mondi in questa terra. È quella che ha portato qui me e voi e tutti gli altri umani. La Merlinia, ciò che è sotto. What? La Merlinia? Non mi piace, Link. Andiamo a conoscere la Merlinia. Un'ultima cosa prima di partire, Link. Avete manifestato lo spirito della ribellione, Morgante, quando avete combattuto contro Aleph, non è vero? Sì, perché? La spada che impugni è a doppio taglio. Della fusione di qualsiasi lavoro svolto da un gruppo verso l'unico scopo, si può dire che il tutto è maggiore della somma delle parti. La differenza tra il tutto e la somma delle parti è l'egregore, o arcangelo. Gli egregori sono piccoli e deboli all'inizio, ma se si proietta su di loro una volontà sufficiente possono manifestarsi indipendentemente, esercitare potere e prendere il controllo. Durante la nostra battaglia ho avvertito il seme della conquista nel vostro cuore. Vi raccomando di fare attenzione alla volontà che manifestate. Aleph può ancora tornare. Beh, che roba. Farò meglio a riferire tutto questo a Yante. Buona fortuna con la Merlinia, Link. Questa volta però io salto. Chissà se Helia ha avuto qualcosa a che fare con l'incendio che ha bruciato una nuova Londra tanti anni fa. Dobbiamo andare alla Merlinia? Sì. La Merlinia ti aspetta, Link. Oh, ok. Ora la Merlinia parlerà attraverso di me. Link, la Merlinia desidera ringraziarti per il tuo contributo nello sconfiggere il suo allievo irrequieto, Aleph. L'umanità sta per affrontare una sfida di proporzioni senza precedenti, il cui esito non è ancora certo. La Merlinia era curiosa di vedere se la natura bellicosa della tua specie potesse essere vinta. Sconfiggendo Aleph, manifestazione della conquista, hai svolto il tuo ruolo nel rituale. Ora puoi andare. Abbiamo avuto aiuto da Morgante. Ah, sì, Morgante, l'antica amata di Aleph. What? L'amata di Aleph? Ribellione e conquista non sono sempre nemici. Cos'è lo spirito di ribellione senza una forza contro cui ribellarsi? Cos'è il re della conquista senza qualcuno da conquistare? Il re rosso e la regina bianca sono intrappolati in un ciclo eterno di morte e rinascita, di opposizione e unità. Sono il motore che fa girare la ruota della storia umana. Hanno avuto anche un figlio, lo sapevi? Che Morgante si sia manifestata durante la battaglia contro Aleph non sminuisce la parte che ha avuto nello sconfiggerlo. Anzi, l'amplifica. È stata la tua volontà a invocarla, impedendo così il ritorno di Aleph al cosmo maggiore. Di ciò che pensi, Link. La Merlinia sa che hai qualcosa da chiedere. Devi fermare le fusioni. La Merlinia potrebbe fermare le fusioni fuori controllo. Tuttavia non sarebbe corretto privare altri delle stesse occasioni che hai avuto tu, Link. La vostra specie deve affrontare situazioni di vita e di morte per crescere in qualità oltre che in quantità. È ormai sarata allora che voi tornerete ai vostri mondi, Link e Kaylee. È lì che servono la vostra presenza e il vostro spirito di ribellione. Oh, Link!
Che stanno facendo? È come se gli ultimi minuti mi fossero svaniti dalla mente. La Merlina stava parlando con noi. Considerati molto fortunato, Link. Non si manifesta spesso su questo piano. Eppure l'hai detto che avrebbe parato attraverso di te, no? Forse Yante saprà cosa fare. Riferisci a Yante. Sì, però prima, scusami, non è per dire, ma. Materiale fuso. Uno. Parliamo con Yante allora, vediamo che cosa ha da dirci. Purtroppo le fusioni Yante non possono essere fermate. Ah, quindi la Merlina vuole che ci occupiamo da soli della fusione fuori controllo. Link, ho già detto che se avessi lasciato Nova Birra non te ne avrei fatto la colpa, e lo confermo. Ma se deciderai di restare, il lavoro per te è praticamente infinito. Ormai conosci la procedura. Il sole sta per sorgere completato. Allora, adesso si potrebbe anche andare a combattere Morgante e combattere Morgante risveglierà le altre fusioni. Ma no, io ho un'ultima missione da compiere prima di completare le mie avventure. E possiamo volare? Scassa testa, ok. Eccoci qua. Olè. Allora, vediamo un po'. L'isola galleggia. Ma che posto è questo? Cara mia. È scassa testa. Allora, qui abbiamo una tizia random che vuole combattere. Abbiamo dei pombomba che compaiono con il 50% di probabilità. Mentre con il 14% di probabilità compaiono altri mostri. Tipo Decibella. Cronox lì appunto, e Fangog, insomma tutti quanti i mostri degli altri compagni che abbiamo già combattuto. Ma quello che voglio combattere oggi è questo essere incappucciato qui. Vediamo un po' che c'è qui dentro invece. Qui dentro invece abbiamo degli oggetti. Ah, martello giocattolo, non male. Allora, vediamo un po'. Se non ci parliamo noi non combatte. E tu ti fai chiamare eroe. Quella corona è pesante sul capo. Credi di essere pronto a portarla? Stai parlando con Link? Direi che è piuttosto eroico. Vediamo di che stoffa sei fatto. E come combatti? Sei pronto? Mi chiamo Lenna. Forza, eroe! Mostrami cosa sai fare! Arcangelo Lenna, eroina di un'altra storia. La chiamano Arcangelo, ma in realtà non è un vero e proprio arcangelo. È forte, molto forte. Allora, non mi fondo per il momento. Voglio un attimino testare le sue abilità. Facciamo un muro d'aria per entrambi, per sicurezza. Vediamo che combina. Lei è un personaggio di un altro gioco di Bite Studios. Si trova anche quel gioco su Steam. Ok. Attacca due volte, come gli arcangeli. Va bene. Sputo. Intanto continua a fare distillato nella speranza di avere un rimborso che però non arriva mai. Si aumenta la difesa in mischia e a distanza. Ah no, ancora in mischia, due volte se l'ho aumentata. Ok, perciò a distanza faccio ancora muro d'aria, così me lo prendo anch'io. Per Gin and Tonic. Ci vuole ad attaccare con entrambi ora. Sì. Va bene, dai. Lama eroica. Wow, Zeta di Zorro. Oh no. È arrivato un gallo cedrone. Ok, cannone di vetro e boato sonico. Oioi, vabbè, quando è un attacco a distanza, quindi. Allora, o attacco con entrambi, oppure fondo. Che non sarebbe sbagliata come idea fondersi a questo punto. Mi sa che mi fondo. Ok, let's go. Potere fusione. Andiamo. Don't you feel yourself calling? No longer strive, destiny's here.
Andata, sconfitta anche Lenna. Lei è davvero forte come avversario, ha una difesa incredibile. Eroina di un'altra storia, infatti. Ok, ammetto la sconfitta. Bel lavoro, straniero. Non prenderla come un'offesa, ma mi sei sembrata parecchio tosta per essere umana. Non sei un arcangelo, vero? Sei un arcangelo, Lenna? Lo sono. Beh, lo ero. Direi che lo sono ancora. È una storia lunga. Ora vivo da umana, però. E è una cosa possibile? Perché no? Non siamo vincolati dalle nostre origini. Non importa chi eravamo prima. Importa solo chi scegliamo di essere ora. Brava, sono completamente d'accordo con te. Non ci crederai, ma in realtà sono un insegnante. Il mio compito qui era metterti alla prova. E hai appena superato l'esame a pieni voti. Ah, dimenticavo di chiedere il tuo nome. Mi chiamo Link. È stato un piacere combattere con te, Link. Sei senz'altro nella categoria eroe. Beh, ora devo andare. Madame Ambra mi ha promesso un passaggio a casa una volta che avessi finito qui. E ho detto a Paige che non sarei rimasta via troppo a lungo. Oh, Madame Ambra ha davvero molte conoscenze. Al nostro prossimo incontro, Link. Ci ha scavalcato. Su quest'isola ne arrivano parecchie di persone interessanti, vero? Già, ne arrivano davvero parecchie. Amici, c'è un'ultima cosa che devo fare, perché se non la faccio mi sento male con me stesso. Ecco qua, turista, ultimo obiettivo sbloccato. Ah, abbiamo finito, tutta la mappa esplorata, tutte le missioni principali fatte, ci sarebbero da rifare gli arcangeli, ma non importa, non è importante farli. Ad ogni modo, amici, per questo video è tutto. Lo so che l'audio all'inizio è pessimo, ma me ne sono accorto tardi purtroppo, non ci posso fare niente. Ad ogni modo, vi ringrazio per aver seguito questo video, tutta quanta la serie, se l'avete seguita. È un bellissimo gioco cassette beast, non vedo perché non dovrebbero farne un seguito, magari un DLC nuovo, un altro DLC vero e proprio che ti racconta effettivamente tutti quanti retroscena, ma comunque è un gioco stupendo. Ad ogni modo, in descrizione trovate sempre tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare, se vi va. E ci vediamo, ovviamente, al prossimo video. Ciao!